Centro Arti Visive Pescheria, ha scelto di lavorare con un collettivo di artisti Numero Cromatico che da molti anni si sta attivando e sta sviluppando tutta una serie di opere in cui le nuove tecnologie diventano un elemento integrante. In questo caso è centrale l'utilizzo delle intelligenze artificiali, infatti Numero Cromatico ne ha istruite ben tre sono al centro proprio di questa mostra, il cui titolo stesso è un prodotto dell'intelligenza artificiale nelle regole della bellezza. Cerchiamo di non solo di produrre delle opere d'arte, delle mostre, ma anche di lavorare sull'approccio, un approccio integrato con discipline scientifiche. Quindi, per esempio, studiamo che cosa succede al pubblico quando si trova all'interno di un'opera d'arte, nell'incontro con un'opera d'arte. Abbiamo realizzato due grandi installazioni per lo spazio della pescheria, uno per il loggiato e l'altro per la Chiesa del Suffragio. Una è un'installazione, un percorso installativo fisico, nel senso che ci sono diversi materiali anche arricchiti, diciamo, che avvicinano lo spettatore, tappeti, tende, vento, e nella Chiesa del Suffragio invece un'installazione multimediale, un'installazione che è fatta per far fermare il pubblico e vivere un momento introspettivo. Nel loggiato vediamo una idea di realizzazione di una grande vela con un mare sotto che è composto di parole, di segni, di pittografie, di poesie che sono state ottenute attraverso l'uso di tecniche artigianali, con questa sovrapposizione delle nuove tecnologie con gli antichi saperi, con gli antichi mestieri. Lo spazio dodecagonale della Chiesa del Suffragio invece è una grande installazione dove le parole diventano davvero la raffigurazione di un mare che rappresenta la rete del web, la rete delle connessioni, le connessioni interspaziali, dove le parole formano frasi che si avvicinano e si allontanano, si sovrappongono e di nuovo mettono a prova la possibilità di percezione, tant'è che in questa stanza sono stati creati dei grandi cuscini per l'invito proprio a sostare, a vivere all'interno di questo spazio pieno di immagini e di suoni che vengono da un white noise che appunto ci aiutano a deconnetterci per una nuova percezione dello spazio e delle cose.